Considerate che questa registrazione è stata fatta utilizzando questo supporto, pensate a cosa è andato male e se avete già capito che cosa invece ci ha salvati. L'inquadratura questa è molto da action, cioè praticamente c'è il manubrio che va su e giù, la scena è concitata, ma l'importante è che l'orizzonte sia abbastanza stabile, se no dà troppo fastidio. Non è male. Però sulle botte più forte balla. E qua mi ha preso una botta più forte, avete visto che ha ballato? Ma il problema è lo stabilizzatore che non ha stabilizzato al 100%, il supporto su cui era montato, oppure l'action cam. Ok, partiamo dall'ultimo punto, facciamo la stessa impostazione cambiando solo la action cam, la Campark X30 è ottima come qualità video ma praticamente non ha stabilizzazione. Che cosa vi aspettate che succeda? Ok, quindi la action cam deve stabilizzare anche lei un po', però lo stabilizzatore aiuta. Ma quanto? A me piacciono un sacco i confronti all'americana, quindi adesso vediamo con e senza. Ok, qua stavo registrando con il supporto a braccio, con sopra lo stabilizzatore, quindi un setup particolare. Visto così, viene da pensare che non serve un tubo lo stabilizzatore, ma in realtà, se notate, qua l'orizzonte me lo sta comunque tenendo. Cioè, l'inquadratura è sbagliata come direzione, ma è giusta come stabilità. Invece guardate qua che disastro senza lo stabilizzatore. Vedete che è sbagliata la direzione e balla tutto? Questa è comunque, ho sbagliato, dovrei riprendere davanti, però almeno lo stabilizzatore ha tenuto la camera dritta. E questo no, è storto, balla tutto, cosa ci faccio? Niente, lo butto. E siccome, come dice Crozza, perché l'importante è capire, lo stabilizzatore ha aiutato e la action cam deve anche lei introdurre una stabilizzazione. Se le avete tutte e due, non avete buttato via 100 euro. Guardate in descrizione tutte le offerte che metto sempre sugli stabilizzatori, perché alcuni di questi si trovano a 30 euro. Ma quindi se nella ripresa c'era la action cam che stabilizzava e lo stabilizzatore elettronico, da cosa è stata causata quell'inquadratura storta? Il supporto. Ma se invece compro uno stabilizzatore è meglio molto molto bello e costoso o uno stabilizzatore economico? Allora questi due ambedue nascono come ottimi stabilizzatori, ma questo è un po' più Rolls Royce, costava un sacco di soldi ed era specifico per la GoPro 4, mentre lo Zion Rider no. Facciamo il face off, notiamo qualche differenza? All the boys to the side.
Allora, prima parte in cui ci sono i sobbalzi, in cui notate che il manubrio va su e giù, però mi sembra di poter dire che l'orizzonte resta stabile in tutti e due i casi, quindi prima prova superata. Ok, salitore, nessun problema. Bene anche la curva, l'orizzonte forse. Andiamo in curva se tiene l'orizzonte. Sì. È un po' perso ma recuperato, e ovviamente quando diventa dritto tutto più facile. Comunque mi sembrano due risultati molto buoni. Il supporto Remove per GoPro, che con l'adattatore lo portate fino alla GoPro 7, quindi insomma è ancora utilizzabile, si trova usato tipo a 100 euro anche meno su eBay, super ben fatto, e con il fatto che ha anche l'impugnatura con il suo telecomandino, e guardate che figata, il telecomandino viene via. Cioè, tolgo, e questo è il telecomandino che posso mettere nell'impugnatura. Io ci ho messo un laccetto, e quando vado in giro con questo posso regolare l'inquadratura, molto fico. Però ho un problema, che il braccio superiore a volte entra nell'inquadratura, tipo qua. Praticamente quando mi piegavo lui cerca di tenere l'asse e entra nell'inquadratura per come è conformato, cosa che mi è successa di meno con lo Zion. Sono comunque riuscito a tirare fuori dalle clip dei pezzi puliti senza il braccetto per fare tutti i miei video di confronto fra action cam di marca e action cam economiche. Però se fosse stato un servizio pagato, cioè metti che facciamo un'uscita, non so, gente che si butta col paracadute, devo ripagare il paracadute per tutti. Questo WeWow è uno stabilizzatore molto particolare, un solo asse, e quindi sembra che vada perfettamente in moto, e lo vendono a 100 euro, vabbè, lo trovi in offerta tipo a 30-40, come ho fatto io, link in descrizione, ma quindi se la gente lo compra è disposta a pagare anche 100 euro, e anche se ha solo un asse vuol dire che è valido, no? Vediamo come ha registrato la mia action. No, aspetta, non chiudere questo video, non andare a comprarlo prima di aver visto questa clip in cui era sul supporto da braccio, dove cazzo è? Ma qua è andato un po' peggio. Quindi abbiamo capito che il Remove S1 è veramente eccezionale, però ha questo braccetto che a volte entra nell'inquadratura. Invece lo Zion Rider è veramente ottimo, si trova usato a 100 qualcosina di meno, ottimo investimento, mentre il WeWow ci fa fare ben poco wow se lo usiamo in fuoristrada. Però utilizzato in moto, siccome ha solo un asse, non combatte il vento, quindi non ha l'asse di tilt che deve combattere contro il vento, per voi amici motociclisti potrebbe aver senso. Però cercate di pagarlo poco, 40 euro, dai, se no... Iscrivetevi al mio canale Telegram che metto tutte le offerte. Poi, siccome alla fine l'importante è capire, se io ho una Insta One Air utilizzata con i Float Safe Stabilization, lo stabilizzatore non serve. Check it. Sì,
diciamo che quasi fondamentalmente questa action cam, tipo la GoPro Hero 9 che tiene l'orizzonte, rendono abbastanza obsoleti gli stabilizzatori. Però fino a un certo punto, perché se l'inquadratura è storta, se prendete una botta e si piega il supporto, l'inquadratura troppo storta è un casino da gestire. Con la Insta360 in modalità 360 c'è più possibilità di recuperare, però questo software secondo me è abbastanza un incubo, cioè il lavoro in post-produzione che si aggiunge per ottenere una clip pulita, che fatica, figo eh. Però c'è un effetto collaterale interessante, cioè che sembra di andare più veloce, cioè, questo è lo stesso percorso alla stessa velocità che utilizzavo prima, sembra che c'è un turbo. Sembra che vado a tuono. Puntata sugli stabilizzatori in cui abbiamo capito che se lo comprate buono, quindi il Rider M per ora è la mia scelta numero uno, anche se questo è veramente ottimo con il telecomando e in alcune situazioni è estremamente comodo, mentre il Huawei è molto particolare e va bene per i motociclisti da strada, può avere un senso. La Action Cam, se ha il Flow State oppure Hyper Smooth di GoPro con il mantenimento dell'orizzonte, superisce quasi, però va bene, spero di esservi stato di aiuto, lasciatemi un like. Per i prossimi video devo dire che ho puntato su Action Cam di marca per fare confronto con Action Cam e con il supporto per la IWI, come si dice, la YI che ha l'Action Cam e il supporto dedicato, vediamo se vi funziona meglio anche di questo. We'll be right back.